La lezione di oggi, prima di poter fare un po' di esercizi, abbiamo la necessità di parlare di monopolio. La definizione di monopolio è molto semplice: un mercato si definisce in monopolio quando esiste un micro impresa. A differenza del caso della concorrenza perfetta, qui c'è un'unica condizione: un mercato si definisce il monopolio quando esiste una microimpresa. Le ragioni in virtù delle quali un mercato possa essere considerato di monopolio, cioè l'esistenza di un'unica impresa, sono molteplici. Possono esserci dei casi in cui un mercato è di monopolio perché per produrre c'è necessità di un input essenziale e questo input essenziale è dato in concessione per esempio dallo Stato a un unico soggetto per ragioni di convenienza politica economica. Pensate per esempio a tutti i servizi pubblici e all'inizio anche qualche anno fa anche alle telecomunicazioni, all'energia, al gas piuttosto che al trasporto pubblico e così via dicendo. Si è ritenuto conveniente far costruire l'infrastruttura, cioè la rete ferroviaria, telefonica, di distribuzione energia elettrica e quant'altro, un unico soggetto. E quindi chi voleva entrare nel mercato aveva bisogno di utilizzare questi input, che era di possesso dello Stato o comunque dell'impresa che aveva costruito la rete. Ragione per cui quel mercato era fatalmente un mercato in monopolio. Poi, per le ragioni che vedremo tra breve, si è deciso di aprire la concorrenza. Ci possono anche essere ragioni economiche che fanno sì che nasca un monopolio, cioè al di là di opportunità che lo Stato reputa e quindi possesso di un input essenziale, ci possono essere dei casi in cui naturalmente, spontaneamente si formerà un monopolio. Vedremo tra breve quali sono questi casi. Bene, se c'è un'unica impresa è abbastanza semplice anche stabilire qual è la condizione di massimizzazione del profitto. L'impresa massimizza il profitto, quindi il profitto, vi ricordo, è il greco uguale ricavo meno costi. Massimizzare il profitto, ad esempio, rispetto alla quantità, se assumiamo la quantità come variabile decisionale, significa fare la derivata del profitto rispetto alla quantità e porla uguale a zero. In questo caso c'è un'unica impresa, quindi è evidente che parlare di domanda di mercato dell'impresa è la stessa cosa, così come parlare di offerta di mercato dell'impresa è uguale perché l'impresa è unica, quindi utilizzeremo le lettere minuscole e maiuscole per parlare indifferentemente del mercato o dell'impresa. Appunto, con una sola impresa non ha senso fare alcun tipo di distinzione. Bene, questa condizione porta alla condizione di ricavo marginale uguale costo marginale, che abbiamo visto e commentato la volta scorsa, così come la volta scorsa abbiamo visto che l'unica quantità compatibile con la massimizzazione del profitto è proprio la quantità che soddisfa questa equazione, ricavo marginale uguale costo marginale. Abbiamo dimostrato che qualsiasi altra quantità non verifica questa equazione è incompatibile con le condizioni di massimizzazione del profitto. C'è una temperatura sahariana in questa stanza, effettivamente siamo passati veramente una cosa, il termostato, lo dico per chi mi ascolta, questo oggetto tecnologico. Allora, ricavo marginale uguale costo marginale, quindi se dovesse morire il docente in diretta TV si sa quali sono le motivazioni. Allora, costo marginale uguale ricavo marginale, vi ricordo le condizioni che legano il ricavo marginale al prezzo. Questa condizione è prezzo per 1 meno 1 su epsilon, relazione tra ricavo marginale e prezzo, l'abbiamo visto qualche lezione fa. E quindi potremmo dire che il prezzo è uguale al costo marginale per 1 diviso 1 meno 1 su epsilon. Allora, guardiamo un po' questa equazione. Innanzitutto il prezzo è necessariamente, per avere senso economico, maggiore di zero. Il costo marginale non può che essere maggiore di zero, perché noi facciamo l'ipotesi che la tecnologia sia monotona, quindi aumentando gli input aumenta la quantità prodotta e quindi la funzione di costo non può che essere monotona anch'essa, e quindi il costo marginale deve essere positivo, non c'è nessun dubbio, no? Per produrre la quantità addizionale bisogna spendere un po' in più. Questo significa che il costo marginale è positivo. Il che significa che questo termine è positivo, il denominatore deve essere positivo, cioè deve essere epsilon maggiore di 1.
Quindi una prima considerazione è che il monopolista obbligatoriamente decide di produrre in zone della curva di domanda in cui la curva di domanda è elastica, elasticità maggiore di 1. Come conseguenza si ha che se l'elasticità è maggiore di 1, la frazione è minore di 1, il denominatore risulta quindi maggiore di 0, e non solo il denominatore risulta essere maggiore di 0, ma risulta essere anch'esso minore di 1, per cui 1 su un numero minore di 1 risulta essere sicuramente maggiore di 1. Cioè questo termine, 1 diviso 1 meno 1 su epsilon, è sicuramente maggiore di 1. Quindi il monopolista fissa un prezzo superiore al costo marginale. Nel fissare il prezzo superiore al costo marginale, questo termine 1 diviso 1 meno 1 su epsilon rappresenta proprio il coefficiente di maggiorazione, la percentuale di maggiorazione del costo marginale. Questo termine si chiama markup di monopolio. Markup è un termine inglese che sta proprio a significare il margine, se vogliamo, l'incremento. Quindi markup di monopolio rappresenta la percentuale di maggiorazione rispetto al costo marginale che il monopolista applica nel fissare il prezzo. Il monopolista fissa un prezzo superiore al costo marginale, a differenza della concorrenza perfetta, dove vi ricordo si fissava il prezzo uguale al costo marginale. Tra l'altro, la concorrenza perfetta non è altro che un caso particolare di questa equazione. In concorrenza perfetta vi ricordo che la curva di domanda è orizzontale, prezzo uguale costante, e quindi epsilon, che non è altro che meno del q su dp, p su q, essendo dp uguale a 0, il prezzo è costante, dq su dp è infinito, questo è 1 su infinito, e quindi qua viene 1 su 1, prezzo uguale costo marginale. Quindi quell'equazione in concorrenza perfetta non è altro che la solita equazione prezzo uguale costo marginale. Bene, facciamo un esempio. Prendiamo la solita curva di domanda lineare, la più semplice possibile, p uguale a meno bq. Disegniamo la curva di domanda, p uguale a meno bq. Si dimostra che nel caso di curva di domanda lineare la curva di ricavo marginale è la bisettrice della curva di domanda, quindi a meno 2bq, bisettrice ricavo marginale uguale a meno 2bq. La dimostrazione è ovvia, il ricavo è uguale a p per q, quindi uguale ad AQ meno A meno B. Un quadro, il ricavo marginale non è altro che la derivata del ricavo rispetto alla quantità, quindi uguale ad A meno 2 di Q. No? Banale, quindi nel caso di curva di domanda lineare, la curva del ricavo marginale non è altro che la bisettrice della curva di domanda. A questo punto dobbiamo prendere la curva del costo marginale, supponiamo che sia questa, Cm. Il monopolista decide di produrre nel punto in cui costo marginale è uguale ricavo marginale, cioè in questo punto qua. Questa è la quantità di monopolio. Il prezzo di monopolio dobbiamo leggerlo sulla curva di domanda. Prezzo di monopolio. Quindi il monopolista produce in questo punto, quindi in questa quantità, e il prezzo naturalmente dipende dalla domanda, perché a questa quantità il mercato è disposto a pagare un prezzo pari a Pm, e quindi fa un markup prezzo superiore al costo marginale. È importante vedere se il monopolista in questo punto fa profitti o meno. Per capire se il monopolista fa profitti o meno dobbiamo considerare la curva dei costi medi a C. Supponiamo che la curva dei costi medi ad esempio sia questa. Questo punto è il minimo, sappiamo che a C interseca la curva dei costi marginali nel suo punto di minimo. Beh, in questo caso, il disegno mi è venuto, i due punti sono abbastanza vicini, ma spero si veda, il monopolista produce ad un prezzo superiore ai costi medi. Vedete, il prezzo, questo puntino sopra, è superiore ai costi medi, che è il puntino più giù. E quindi quando, abbiamo visto la volta scorsa, il prezzo è superiore al costo medio, il profitto è positivo ed è dato da
l'area di questo rettangolo, questo è AC, e il profitto è dato dall'area di questo rettangolo qui. Quindi in questo caso questo monopolista fa un profitto positivo. Ricordo che il profitto non è altro che la differenza tra ricavi e costi. Il ricavo è il rettangolo più grande, P per Q. I costi sono costi medi per Q, quindi se volete il rettangolo inferiore. La differenza, rettangolo in rosso, è il profitto. Cosa che abbiamo visto la volta scorsa. Bene, è molto importante, per le ragioni che vedremo tra qualche minuto, capire invece che succede a parità di altre condizioni se la curva dei costi medi si sposta verso l'alto. Quindi proviamo a disegnare lo stesso diagramma con le stesse curve, supponiamo che le rette siano le stesse, questa è la retta P, questa è la retta del ricavo marginale RM. Immaginiamo di aver disegnato anche la stessa curva del costo marginale, quindi le tre curve che ho disegnato sinora supponiamo che siano le stesse del diagramma a sinistra. Come prima, quindi questa era QM e questo era il prezzo di monopolio. Quindi a parità di queste tre curve, e vedremo questo poi che cosa significa, supponiamo che la curva dei costi medi sia spostata verso l'alto. Ad esempio supponiamo che la curva dei costi medi sia questa. Questo è il punto di minimo, questo qui. Ecco, vedete, in questo caso questa curva è salita verso l'alto rispetto al diagramma che ho disegnato prima. Per questa quantità, questa volta AC è il puntino in alto. Prima AC era al di sotto del prezzo, adesso invece AC è al di sopra del prezzo. E quindi il profitto è negativo e l'area del nostro solito rettangolo, l'area in rosso, questa qui, rappresenta una perdita per il monopolista. Quindi, spostando la curva dei costi medi, otteniamo in un caso profitto positivo, nell'altro caso profitto negativo. Perché si sposta la curva dei costi medi a parità di costi marginali? Vi ricordo che i costi sono dati dai costi variabili più i costi fissi. E dividendo per Q otteniamo che i costi medi sono dati dai costi medi variabili AQC più AFC, i costi medi fissi. Ancora una volta vi ricordo, qualche lezione fa l'abbiamo visto, che questo è AVC, la curva dei costi marginali è questa qui, CM, parte dallo stesso punto e parte per il punto di minimo. CM non dipende dai costi fissi, perché vi ricordo che i costi marginali non dipendono dai costi fissi. Quindi AVC e CM sono, come dire, legate in maniera indissolubile. Una volta fissato AVC abbiamo anche fissato CM, no? Costi marginali dipendono solo dai costi variabili, AVC dipende solo dai costi variabili. Quando facciamo il costo marginale andiamo a derivare, la derivata della costante, i costi fissi rispetto a Q viene 0, quindi i costi marginali non dipendono dai costi fissi. Bene, ricordiamo anche qual è il diagramma di AFC. AFC non è altro che i costi fissi diviso Q, quindi è un'iperbole. Questa. La somma di FC e di AQC ci dà il nostro AC. Questo. Che passa sempre per il punto di minimo in terza della curva dei costi marginali. Che significa far salire verso l'alto la curva dei costi medi a parità di costi marginali? A parità di costi marginali, AQC, l'abbiamo detto, non può muoversi, perché AQC è legato ai costi variabili, così come CM è legato ai costi variabili. Può muoverci invece a FC. Se AFC trasla verso l'alto, ad esempio supponiamo che questa sia la nuova curva, AFC verso l'alto traslerà anche la curva somma AC,
Ad esempio, la nuova curva C potrebbe essere questa. Punto di minimo, no? Guardate le due curve tratteggiate. A parità di costi marginali, io posso far traslare verso l'alto la curva C facendo traslare verso l'alto la curva FC. Ma che significa far traslare verso l'alto la curva FC? Significa aumentare il costo fisso. Se io aumento il costo fisso a parità di altre condizioni, questa curva si sposta verso l'alto e APC rimane ferma, mentre invece trasla verso l'alto anche AC. Bene, un monopolio in cui abbiamo costi fissi molto alti, costi fissi molto maggiori dei costi variabili, o anche se volete costi fissi molto maggiori dei costi marginali, d'accordo? CM. Un monopolio in cui ci sono queste condizioni, costi fissi molto maggiori dei costi variabili o costi fissi molto maggiori dei costi marginali, che sono un diverso modo di dire la stessa cosa, si chiama monopolio naturale. Monopolio naturale. In un monopolio naturale si hanno queste condizioni, si possono avere queste condizioni, cioè nel punto di massimizzazione del profitto l'impresa si potrebbe trovare a perdere del denaro, ad avere un profitto negativo. Capiremo tra breve perché questo è rilevante, perché è importante capire quando siamo in presenza di un monopolio naturale. Capiamo prima il senso economico. Ci sono dei monopoli naturali? Assolutamente sì. Molti monopoli, quelli a cui facevo cenno prima, sono proprio dei monopoli naturali, in quanto i costi fissi, i costi dell'infrastruttura, i costi della ferrovia, i costi dell'infrastruttura di telecomunicazioni, della rete di telecomunicazioni, i costi della rete di energia sono molto elevati e sono molto maggiori dei costi marginali. Qual è il costo marginale nelle ferrovie? È il costo per trasportare il passeggero aggiuntivo. E quale sarà questo costo per trasportare il passeggero aggiuntivo? Ma l'emissione del biglietto. Che so, magari se il passeggero viaggia in prima classe gli dobbiamo dare il pranzo, cose di questo genere. È evidente che sono molto bassi rispetto al costo fisso, che è il costo dell'infrastruttura. Tutti questi casi sono casi di monopolio naturale, d'accordo? Vedremo tra breve perché è rilevante il monopolio naturale, perché ci interessa capire quando siamo in condizioni di monopolio naturale. Per adesso ricordiamoci che il monopolio naturale si verifica a questa circostanza, o si può verificare questa circostanza, non è detto che sia così, dipende da quanto è spostata verso l'alto questa curva, cioè il monopolista potrebbe perdere del denaro nel punto di massimizzazione del profitto. Domande? Allora analizziamo il punto successivo, che è questo. Supponiamo di essere in monopolio, siamo in monopolio, siamo in queste condizioni, abbiamo la nostra bella curva di domanda, P uguale P di Q, a disegno rettilineo potrebbe anche essere generica, la curva del ricavo marginale, RM, in questo caso è la bisettrice, e la curva del costo marginale, CM. Il monopolista fissa punto di equilibrio qui, qui di monopolio, prezzo di monopolio qui, prezzo di monopolio, questa è la quantità. Confrontiamo la posizione di equilibrio di monopolio con la posizione di equilibrio di concorrenza, vi spiego meglio. Confrontiamo la posizione di equilibrio di monopolio con la ipotetica posizione di equilibrio che si avrebbe se qualcuno dall'esterno obbligasse il monopolista a lavorare come se fosse in concorrenza. Chi è che può obbligare il monopolista a lavorare come se fosse in concorrenza? Lo Stato. Vedremo poi perché dovrebbe farlo. Che significa obbligare il monopolista a lavorare come se fosse in concorrenza? Obbligarlo a lavorare nel punto prezzo uguale costo marginale, cioè in questo punto qua. Questa sarebbe la quantità di concorrenza e questo sarebbe il prezzo di concorrenza. Prezzo uguale costo marginale. Prezzo uguale costo marginale a questo punto. In pratica cosa può fare lo Stato?
può fissare il prezzo del servizio, pensate ai trasporti pubblici, lo Stato fissa il prezzo del biglietto a questo valore, il prezzo del biglietto è questo, il monopolista non può spostarsi da un prezzo, non può fissare un prezzo più elevato di questo prezzo, questo significa farlo lavorare come se fosse in concorrenza, lo Stato fissa il prezzo al prezzo, il prezzo massimo al prezzo PC. Vediamo perché poi dovrebbe farlo, lo capiremo da breve. Adesso ci interessa confrontare i due punti di equilibrio, quello di concorrenza e quello di monopolio. Che significa confrontare i due punti di equilibrio? Vedere i soggetti del sistema economico, che sono il monopolista N e i consumatori C, in che punto stanno meglio, cioè in che punto hanno un maggiore benessere. Nel punto di concorrenza o nel punto di monopolio? Vediamo, ragioniamo un attimo. Supponiamo di passare dalla concorrenza al monopolio, quindi di andare in questa direzione. Vediamo cosa cambia. Guardiamo prima cosa cambia per il consumatore. Il consumatore in concorrenza acquista una quantità Q di concorrenza a un prezzo Q di concorrenza. Il monopolio acquista una quantità più bassa ad un prezzo più elevato. No? Acquista una quantità più bassa ad un prezzo più elevato. Questo comporta due cose, due conseguenze. La prima è questa: la quantità che il consumatore continua ad acquistare, anche il monopolio, adesso la paga un prezzo più elevato. Quindi questo consumatore sostiene una spesa addizionale pari a delta P per QM, no? La quantità di monopolio che continua ad acquistare anche il monopolio adesso la paga di più e quindi spende di più, sostiene una spesa pari a delta P per QM. Delta P per QM è l'area di questo rettangolo rosso, chiameremo A. Che significa sostiene una spesa maggiore? Significa che a parità di quantità, la quantità QM era acquistata anche prima, anzi prima ne acquistava ancora di più, ma comunque sicuramente acquistava almeno la quantità QM, e quindi a parità di soddisfazione, perché sempre QM è sempre lo stesso bene A, adesso spende di più. Quindi il consumatore ha una perdita di benessere dovuta al fatto che per la stessa quantità di bene spende dei soldi in più. E la perdita di benessere sono proprio i soldi che spende in più. Quindi il consumatore ha una perdita di surplus di benessere che è data da meno A. Ma non basta. Oltre a questo, il consumatore prima acquistava QC, adesso acquista una quantità minore QM e quindi perde la possibilità di acquistare questa quantità delta Q, QC meno QM, no? Quindi il consumatore acquista una quantità in meno. Acquistando una quantità in meno, il consumatore perde il benessere associato a questa quantità. Questo benessere noi l'abbiamo chiamato surplus del consumatore. Qual è il surplus del consumatore associato a questa quantità? Non è altro che quest'area qui, quest'area in azzurro che chiameremo B. Ma penso, la metto qui, questa è l'area B, è piccolina, spero si veda. No, vi ricordo, il surplus del consumatore è l'area compresa tra la retta di domanda, la curva di domanda, questa, e la retta orizzontale prezzo uguale prezzo di equilibrio. Quindi per quest'area delta Q il surplus è quest'area piccolina, in questo caso è un triangolo B. Questo è il surplus associato alla quantità delta Q. Il consumatore non acquista più delta Q e quindi perde anche questo surplus, questo benessere M. Dall'altra parte c'è il monopolista. Cosa fa il nostro monopolista? Vende una quantità in meno, prima vendeva QC, adesso vende QM, però vende questa quantità QM a un prezzo più elevato. Prima la vendeva a PC, adesso la vende a PM. Questo cosa comporta? Che il nostro monopolista, sulla quantità QM che vendeva anche prima, adesso ottiene un ricavo maggiore. E questo ricavo maggiore è sempre uguale a delta P per QM. Ricavo maggiore, delta R, se vogliamo. Attenzione, per produrre QM il monopolista spende sempre la stessa cosa, spendeva una certa cifra, sosteneva un certo costo prima,
adesso sempre lo stesso bene e quindi sosterrà lo stesso costo. Quindi a parità di costo per produrre QM il monopolista ricava di più delta R e quindi ottiene un profitto in più pari proprio a delta R. Il surplus del monopolista, vi ricordo che non è altro che il profitto, quindi quest'area bianca, quest'area rossa, chiedo scusa, A, che rappresentava una perdita di benessere per il consumatore, rappresenta invece un guadagno di benessere per il monopolista. Ah, abbiamo detto. Ma non solo. Il monopolista vende una quantità in meno delta Q e quindi perde del profitto dovuto alla vendita di questa quantità delta Q. Come si calcola questo profitto? E quest'area qua, area C. Segniamo la forza, non si vede poco. Questa è la freccia, area C. Quindi quest'area qua, l'area di questa, in questo caso, di questo triangolo. Commento, si capisce poco. Qua. Ecco. L'area di questo non è un triangolo perché quella di sotto è una curva, quindi l'area di questa porzione di piano C rappresenta il surplus, cioè il profitto associato a questa quantità delta Q. Ricordo infatti che il surplus del produttore è l'area compresa tra la curva di offerta, che è la curva dei costi marginali, e la retta P uguale PC, o se volete non è altro che delta Q per PC, il rettangolo, meno i costi sono l'area al di sotto della curva dei costi marginali. Quindi quest'area qui è il profitto che il nostro monopolista perde perché non produce più delta Q. Quindi il monopolista guadagna A ma perde C. Adesso andiamo a vedere la situazione complessiva, la situazione del consumatore più il monopolista. Che succede nel passaggio da concorrenza a monopolio? Dobbiamo sommare quello che accade all'uno e quello che accade all'altro e otteniamo meno C meno B più A meno A. Vedete, più A e meno A si evitano. Cosa significa si evitano? Quell'area A rappresenta un passaggio di benessere dal consumatore all'impresa. Quindi quest'area A non è altro che un passaggio di benessere, di surplus, di soldi, di denaro che va dal consumatore all'impresa, nel passaggio dalla concorrenza al monopolio. Se fosse solo questa l'unica cosa, nulla questio, cioè non ci sarebbe un problema, perché in un'economia di tipo capitalista va bene tanto se guadagnano le imprese, tanto se guadagna il consumatore. Le imprese non vengono demonizzate. Le imprese, uno, danno lavoro ai consumatori, due, appartengono ai consumatori che acquistano azioni e quant'altro. D'accordo? Poi ci sarebbe il problema della distribuzione del benessere. Se tutto il benessere va al monopolista, poi dobbiamo capire come ritorna ai consumatori, ma questo è un altro problema, il problema della distribuzione. Invece il problema del benessere complessivo, il fatto che ci sia un trasferimento di benessere dai consumatori alle imprese non è un fatto negativo, ma al netto di questo trasferimento di benessere rimangono questi due contributi, meno C e meno B, e sono entrambi negativi. Quindi nel passaggio da concorrenza a monopolio si perde del benessere, e la perdita che si ha di benessere, cioè C più B, la perdita di benessere che si ha, si chiama proprio perdita netta di monopolio. C'è poco da dire, questo è un contributo negativo, questo è un contributo negativo, quindi si perde il benessere. Nel passaggio, la concorrenza a monopolio, si perde il benessere, la perdita di benessere e la perdita netta di monopolio. Attenzione, notiamo una cosa per inciso, sicuramente sarà A maggiore di C, non c'è dubbio. Questo perché? Perché il monopolista, se viene lasciato libero di agire, va nel punto di monopolio, quindi al monopolista conviene andare in monopolio. Per il monopolista il guadagno che fa nell'andare in monopolio è maggiore della perdita che sostiene. Quindi il monopolista spontaneamente va in monopolio, questo sia chiaro.
il consumatore ha due contributi negativi. Quindi da una parte c'è il monopolista che guadagna nell'andare in monopolio, da una parte c'è il consumatore che perde. Nella somma tra i due il consumatore perde di più di quanto guadagna il monopolista. Questo è il problema. Perciò nel passaggio da concorrenza a monopolio si perde del denaro. Perdita netta di monopolio. La sappiamo calcolare, sì, è un'area, e quindi la perdita netta di monopolio non è altro che l'integrale tra QM e QC di P meno CM in DQ. D'accordo? Quindi è una grandezza che siamo assolutamente in grado di calcolare. No, è un integrale, lo sappiamo fare. D'accordo? Allora, cosa abbiamo appena dimostrato? Che nel passaggio da concorrenza a monopolio si perde del benessere. Non abbiamo il tempo, lo si fa in altri corsi, non sono corsi che fate voi, sono corsi che fanno i vostri colleghi gestionali, perché la dimostrazione è molto complessa, di dimostrare, il teorema si chiama teorema di Coase, di dimostrare che in concorrenza perfetta si massimizza il benessere complessivo. Quindi lo diamo per assunto, vi ometto la dimostrazione. Quindi in concorrenza perfetta si massimizza il benessere complessivo dei soggetti coinvolti nello scambio, imprese e consumatori. Qui da una parte abbiamo l'impresa, la concorrenza perfetta, dove si massimizza il benessere complessivo. Da una parte abbiamo il monopolio, che è il punto più lontano possibile dalla concorrenza perfetta, c'è poco da fare. Là c'è un'impresa, in concorrenza ce ne sono tante, dove abbiamo dimostrato che si perde del benessere. E quindi è il punto peggiore in assoluto. Da una parte c'è la concorrenza e da una parte c'è il monopolio. Bene. Questo è il motivo per cui gli stati regolamentano il monopolio. Quindi anche all'interno di un'economia di tipo capitalista, dove la teoria economica ci insegna che lo Stato dovrebbe non intervenire mai o intervenire il meno possibile, lasciare fare sempre al mercato, lo Stato interviene in questo caso, perché il monopolio è una forma di mercato in cui si perde il benessere. Si perde del benessere, si perde del benessere economico, si perde del denaro. Interviene in due modi. Uno, cercando di impedire che si formi il monopolio, oppure quando c'è il monopolio cercando di favorire la nascita della concorrenza. In quasi tutti gli stati ci sono degli organi che si chiamano le authority, che fanno proprio questo. Le authority intervengono per cercare di evitare che si formi il monopolio, oppure quando c'è il monopolio di far sviluppare la concorrenza. In che modo? Beh, per esempio, caso delle ferrovie, io obbligo la società che possiede la rete ferroviaria a concederla in utilizzo a altri concorrenti che vogliono far viaggiare i treni. No, Trenitalia viene obbligata dallo Stato a far viaggiare i treni Italo all'interno della sua rete ferroviaria. Oppure io obbligo la società che possiede l'infrastruttura, per esempio elettrica, a scorporare la parte di rete, quello che è stato fatto. Da Enel si è scorporata Terna, che gestisce la parte di rete elettrica, in modo tale che chiunque voglia fornire servizi ai consumatori finali interagisce con la nuova società che è in possesso della rete e contratta l'utilizzo della rete stessa. D'accordo? Quando invece, per motivi che vedremo tra breve, economici essenzialmente, non è possibile evitare che ci sia un monopolio, lo Stato interviene per cercare di regolamentare il monopolio, cioè lo obbliga a lavorare come se fosse in concorrenza, in questo punto qua. Qui però nasce un problema che è collegato a quello che dicevamo prima. Possono esserci due casi. Un primo caso è questo. Rifacciamo il disegno di prima. CM, prezzo, ricavo marginale, qui ci mettiamo la quantità di monopolio e qui ci mettiamo la quantità di concorrenza. Qui abbiamo il nostro prezzo di monopolio e qui abbiamo il nostro prezzo di concorrenza.
dobbiamo inserire in questo diagramma la curva del costo medio AC. Possono esserci due casi. Un primo caso che potremmo avere è questo. Questo è il solito punto di minimo. In questo caso, nel punto di concorrenza, abbiamo il prezzo di concorrenza, che è questo puntino qua, che è superiore al costo medio, che è questo puntino qua. Vedi i due puntini? Prezzo di concorrenza, costo medio. Questo significa che l'impresa fa profitti positivi nel punto di concorrenza. Il profitto è dato da il solito rettangolo. Punto di minimo è più basso, si vede poco perché forzatamente sono vicini, se no non viene il disegno, però vedete, il punto di costo medio è al di sopra del punto di minimo. Questo è il punto di minimo, a destra c'è il costo medio e quindi per forza è al di sopra del punto di minimo. Quindi quest'area in rosso, questa qui, solito rettangolo, questo è AC di concorrenza, questo punto qua, rappresenta il profitto del monopolista. Nessun problema, nel senso che in questo caso è possibile regolamentare il monopolista come se fosse in concorrenza, cioè si può, lo Stato può fissare questo prezzo di concorrenza e il monopolista accetta di rimanere nel mercato perché comunque fa un profitto positivo, sicuramente minore del profitto di monopolio, ma comunque gli conviene, fa un profitto positivo. In questo caso si dice che sia una regolamentazione cosiddetta di first best, che è una locuzione inglese per dire una regolamentazione ottimale. D'accordo? E la cosa migliore che possiamo fare, facciamo lavorare il monopolista come se fosse in concorrenza. Quindi annulliamo la perdita di benessere. Può però capitare un altro caso, questo. A parità di tutte le condizioni, allora, disegniamo le stesse curve, proviamoci, prezzo, ricavo marginale, costo marginale, come prima, qua ci mettiamo la quantità di monopolio, qua ci mettiamo il prezzo di monopolio, qua ci mettiamo la quantità di concorrenza e qua ci mettiamo il prezzo di concorrenza. Bene, supponiamo che la curva sia questa. AC, questo è il solito punto di minimo. Cosa abbiamo fatto? Ancora una volta è lo stesso grafico di prima, l'unica differenza è che AC è salita verso l'alto. Quindi supponete che tutte le altre curve siano uguali, evidentemente da qui non è semplice farle uguali, però prezzo, ricavo marginale e costo marginale sono uguali, è solo salita la curva dei costi medi. Cosa è cambiato? Che nella condizione di concorrenza, Q di concorrenza, adesso il prezzo di concorrenza non è più al di sopra del costo medio, ma è al di sotto. Anche qui un puntino molto vicino, lo vedete, questo puntino qua, questo è il punto di minimo, è a destra, AC è un po' a sinistra, mi è venuto così, del costo medio, di minimo. Sicuramente però è al di sopra del prezzo di concorrenza, quindi questa area di questo rettangolo qui, il rettangolo in rosso, quest'area qui adesso rappresenta una perdita per il monopolista, cioè il monopolista qui faceva profitto positivo, qui faceva profitto negativo, quindi in questo caso il monopolista perde del denaro. Nel punto di concorrenza il monopolista perde del denaro, AC di concorrenza, questa qui, AC di concorrenza, questo punto intermedio. Sopra abbiamo il prezzo di monopolio, sotto il prezzo di concorrenza, qui invece al centro AC di concorrenza e al di sopra del prezzo di concorrenza, cioè il monopolista perde del denaro nel punto di concorrenza.
qual è il risultato? Non possiamo attuare una regolamentazione di first best, non possiamo obbligare il monopolista a lavorare in questo punto, perché noi possiamo anche, noi Stato, fissare il prezzo di concorrenza, però il monopolista si accorge che perde del denaro e esce dal mercato, rifiuta di offrire il servizio, perché non possiamo obbligarlo a perdere del denaro, d'accordo? Siamo sempre all'interno di un mercato di tipo capitalista, sia chiaro, è sicuramente una stortura del mercato fissare il prezzo di un bene, ma sicuramente non possiamo obbligare un'impresa a rimanere nel mercato perdendo del denaro. Quindi non possiamo attuare una regolamentazione first best. Che si fa in questo caso? Si attua un altro tipo di regolamentazione che si chiama second best. Quindi difficile da tradurre, diciamo una regolamentazione subottimale. Non una regolamentazione ottimale, ma una regolamentazione subottimale, cioè dobbiamo accettare che ci sia una certa perdita di benessere. La riduciamo, non vogliamo accollarci tutta la perdita di benessere del monopolio, facciamo una cosa di mezzo per capirci. Quali sono queste regolamentazioni di second best? Ce ne sono due, le principali. Una è questa: il monopolista perde, ha un profitto negativo dato da quest'area rossa e noi Stato gli diamo un sussidio S uguale a meno il profitto, cioè gli ridiamo i soldi che lui perde. Il monopolista perde 100.000 euro e noi Stato gli diamo i 100.000 euro in modo tale da portarlo a profitto nullo. Lo portiamo a profitto nullo e questo significa che il monopolista rimane nel mercato. Quindi una prima regolamentazione di second best: sussidiamo il monopolista, gli diamo il denaro che lui perde. C'è anche un'altra possibilità: non lo facciamo lavorare in questo punto, neanche in questo punto, ma lo facciamo lavorare in questo punto qui, il punto in cui il costo medio è uguale al prezzo, costo medio uguale al prezzo, questo punto qui. Che significa farlo lavorare in questo punto qui? Fallo lavorare questa quantità, Q*, e al prezzo, ragazzi, qua sono tutti molto vicini, però, come dire, se traccio un'altra linea, in realtà, poiché la curva tende a salire, vedete, qui si ha un prezzo ovviamente leggermente superiore a quello di prima. Vedete, qua c'era questo punto qua, qua c'è questo punto qua, e quindi se traccio la curva, la linea, chiedo scusa, dovrei ottenere due linee, una è questa, quella di prima era un po' più bassa, ecco qua, no? Questi sono tre punti, questo è il punto di minimo, questo è un po' a sinistra e questo è ancora a sinistra, quindi un po' più alto, d'accordo? E quindi avremo questo prezzo, questo qui, P*, che è qui, qui sopra. Sotto invece c'è il punto di prima, che era AC di concorrenza, questo punto qua. Quindi dall'alto abbiamo il prezzo di monopolio, il prezzo con asterisco che abbiamo appena definito, poi c'è il costo medio di concorrenza e poi c'è il prezzo di concorrenza. Dunque, che significa far lavorare in questo punto Q*P*? Fanno lavorare nel punto in cui il prezzo è uguale al costo medio. Quando il prezzo è uguale al costo medio, vi ricordo che il profitto è uguale a zero. Quindi in questo caso non dobbiamo dare alcun sussidio al monopolista, perché lo stiamo facendo lavorare in un punto in cui il prezzo è uguale al costo medio, cioè in un punto in cui lui già di per sé fa un profitto uguale a zero, quindi rimane nel mercato. Qual è però lo sconto? Che rispetto al punto di concorrenza i consumatori devono accettare di acquistare una quantità più piccola, Q*, è più piccola di QC, sicuramente è meglio della quantità di monopolio, perché è una quantità maggiore, ma è anche più piccola di QC, e inoltre il prezzo fissato sarà più alto di quello di concorrenza, quindi i consumatori comunque acquistano una quantità minore a un prezzo più elevato di quello di concorrenza. Stanno meglio della condizione di monopolio, ma peggio della condizione di concorrenza, quindi una situazione intermedia.
cosa si sceglie tra queste due regolamentazioni? Cosa è meglio, questo oppure questo? Beh, la scelta è una classica scelta di politica economica. Dipende dal governo che si trova all'interno del paese, che orientamento ha, se è un orientamento più tra virgolette di destra o più tra virgolette di sinistra. Dico tra virgolette perché poi bisogna declinare di diversi paesi, però diciamo che tendenzialmente i governi che hanno un orientamento di politica economica che si definisce più di sinistra tendono a sfavorire un po' di più le categorie della popolazione più ricche, invece i governi più di destra tendono a favorire un po' di più le categorie della popolazione più ricche, d'accordo? Che non significa che ha ragione uno o ha ragione l'altro, sono vantaggi o svantaggi. Poi le categorie più ricche sono quelle che fanno impresa, che danno posti di lavoro, così via dicendo. E dipende dal servizio offerto. Per esempio, servizio pubblico su gomma, i trasporti, trasporto pubblico locale, il pullman. Questo è un classico monopolio naturale. Il costo delle infrastrutture, cioè dei pullman, è molto più alto dei costi marginali, cioè del costo di trasportare l'ennesimo passeggero, ed è un classico servizio dove il costo del biglietto ricopre solo una parte del costo del servizio offerto. Tipicamente dipende dal tipo di tratta, il 30-40%. Il resto viene in qualche modo dallo Stato, ed è un classico servizio che viene proprio sussidiato, cioè si utilizza il primo metodo. Il monopolista perde e lo Stato gli dà i soldi che il monopolista perde. Perché si attua questa scelta? La logica è, ovviamente non è una regola, magari sono altri stati dove funziona in maniera diversa, non c'è dubbio, però l'idea di base è: chi è che usufruisce del servizio di trasporto pubblico? Le fasce della popolazione meno ricche, quelli più in difficoltà. Le persone più ricche tendono a non usufruire del trasporto pubblico, viaggiano con altri mezzi. Allora che cosa succede? A chi do i costi della regolamentazione, cioè i costi del monopolio? A chi paga il sussidio? Attenzione, questo sussidio non è che cade dal cielo, viene pagato dallo Stato, cioè viene preso dalla fiscalità generale che tutti pagano, dalle tasse che tutti versano. L'idea è che chi è più ricco paga o dovrebbe pagare più tasse, d'accordo? Quindi in questo caso io faccio pagare l'onere del monopolio non a chi fruisce del servizio, ma lo faccio pagare a chiunque paga le tasse, indipendentemente se prendi o no i mezzi pubblici. E l'idea è, proprio perché lo faccio pagare a tutti, poiché il sistema delle aliquote è un sistema di aliquote progressive, chi è più ricco paga più tasse, i più ricchi pagano di più di tasse, quindi pagano anche di più di questo sussidio, a vantaggio di chi è meno ricco, che prende il pullman e quindi usufruisce di tariffe più basse il prezzo di concorrenza, d'accordo? Ci sono altri servizi dove invece si fa una logica diversa. Per esempio, un esempio classico è la telefonia. Tanti anni fa, quando c'era il monopolista Telecom, si chiamava prima, c'era il grosso problema delle telefonie interurbane. Le telefonie interurbane venivano regolamentate, perché sennò il monopolista poteva fissare i prezzi che voleva e fissava prezzi molto cari. In questo caso invece si è scelto questo tipo di regolamentazione, non quella del sussidio, perché l'idea è: chi è che telefona di più, che faceva più interurbane? Le fasce più ricche della popolazione facevano interurbane, chi per lavoro, chi lavorava all'interno di imprese e così via dicendo, molto meno le fasce più povere della popolazione. Ripeto, questo 20 anni fa, adesso non è più così, costa la stessa cosa fare un urbano e un interurbano, prima la differenza era enorme. Allora l'idea non era quella di sussidiare, ma quella di fare una regolamentazione di questo tipo, in modo tale che l'onere della regolamentazione cade su chi usufruisce del servizio. Chi usufruisce del servizio lo paga a un prezzo più alto della concorrenza, ma chi non usufruisce del servizio in buona sostanza non ha nessuna conseguenza negativa. Non usufruendo del servizio non paga un prezzo più alto della concorrenza e quindi non ha nessun onere. Se si fosse scelto di sussidiare anche in quel caso quel monopolio, le conseguenze negative andavano a carico di tutti, anche di chi non telefonava in interurbana, ma comunque pagava le tasse. E quindi in questo caso sarebbe avuto il paradosso che i meno ricchi, attraverso i sussidi, avrebbero favorito i più ricchi che facevano interurbane. Chiaro il concetto? Ovviamente non è una regola assoluta,
dipende, lo ripeto, dal tipo di servizio e dalla politica economica che lo Stato decide di attuare. D'accordo? Che ore sono? Chiedo scusa perché non ho l'orologio. Prego? 4 meno 10? 3 meno 10. Allora, concludiamo prima della pausa. Ah, ancora una volta, ovviamente. Quando è che capita questo fatto? Quando sale verso su la curva dei costi medi, l'abbiamo visto prima. La curva dei costi medi sale verso su nel caso di monopolio naturale. Quindi, una prima conseguenza del monopolio naturale è che non è possibile, quasi sempre, non è una regola assoluta, non è possibile regolamentare il monopolio naturale con una regolamentazione di tipo first-best. Ma il monopolio naturale va regolamentato con una regolamentazione di tipo second-best. Guardate, mi rendo conto che questo discorso sembra molto teorico, tra l'altro lo facciamo in pochi minuti, questo è un discorso che poi anche qui si approfondisce in corsi specifici che trattano queste cose, ma il problema è enorme. Cioè, qui ci sono interessi di milioni, centinaia di milioni, nei paesi più grandi di miliardi di euro. Cosa stiamo dicendo? Lo Stato deve decidere, il monopolista, quanto deve guadagnare. Di che cosa stiamo parlando? Nell'esercizio che vi daremo e che voi farete, questa è la curva di costo, questa è la curva di costo marginale, questa è la curva di domanda, dite qual è la regolamentazione first best, second best. Nella realtà, cosa accade? Lo Stato che deve regolamentare, forse riesce a sapere la curva di domanda, forse, perché sa i consumi degli anni precedenti, forse riesce a capire la curva di domanda. Ma chi è che gli deve dare la curva di costi medi e di costi marginali? Gli deve dare l'impresa, cioè l'impresa che deve dare allo Stato la curva di costi medi e la curva di costi marginali. Quindi capirete che c'è un enorme problema di moral hazard, cioè l'impresa ha il massimo incentivo impossibile a imbrogliare. Più l'impresa riesce a dimostrare che spende tanto, quindi queste curve di costo sono spostate verso l'alto, più otterrà un sussidio elevato. D'altro canto lo Stato che fa naturalmente l'interesse della collettività deve cercare di scoprire l'imbroglio, tra virgolette, dico imbroglio per dire in termini, in modo da capirci tutti, cioè deve cercare di capire che le dichiarazioni da parte del monopolista sono vere oppure no. La cosa non è così semplice, non è che il monopolista dice questa è la mia curva di costo, no, il monopolista fornisce i bilanci, il monopolista fornisce la contabilità, risponde a delle domande, c'è un'istruttoria. E visto che gli interessi sono così elevati, c'è un contraddittorio. Cioè da una parte c'è l'autorità in cui lavorano ingegneri, economisti e professionisti di varia natura che cercano di capire qual è la reale curva di costo del monopolista. Questo significa capire come funziona la tecnologia, qual è la funzione di produzione e via dicendo. E dall'altra parte ci sono altrettanti professionisti da parte del monopolista che cercano di convincere l'autorità che la vera curva di costo è quella che loro stanno dichiarando. No, capirete che è un meccanismo molto complesso, man mano che evolve la tecnologia bisogna rifare tutti i conti, si parte dall'analogico a digitale, nella telefonia, tutto quello che si era fatto prima bisogna buttarlo, bisogna ricominciare da capo perché la curva di costo è completamente diversa e vi ripeto, gli interessi in gioco come immaginerete sono enormi, no? Pensate ai trasporti, pensate alle energie elettriche, pensate al gas, pensate alla telefonia e a tutti i servizi che sono più o meno in monopolio. Allora, ultima cosa prima della pausa, quando è che si forma un monopolio per ragioni di natura economica? Bene, supponiamo di avere questa curva di domanda di mercato, questa qui, P uguale P di Q, e che all'equilibrio ci sia questo prezzo di equilibrio e questa quantità di equilibrio, questa volta la segniamo con la lettera maiuscola, va? Custarra. Quindi supponiamo di aver determinato nel mercato la quantità di equilibrio e il prezzo di equilibrio. Adesso prendiamo una qualsiasi impresa che opera nel mercato. Se la curva di costo di questa impresa è ad esempio questa, AC, vedete, questa impresa produce in questo prezzo P nel suo punto di minimo dei costi medi, che vi ricordo è il punto che in concorrenza perfetta rappresenta il punto di equilibrio. L'impresa fa profitti o zero, questa quantità Q
sta articolo è detto il punto di minima scala efficiente, così si chiama, minima scala efficiente, e rappresenta il punto, appunto, scusate il gioco di parole, di efficienza della produzione, il punto di minimo dei costi medi. Bene, se stiamo in queste condizioni, vedete, in questo mercato è difficile che si formi un monopolio per ragioni economiche, perché c'è posto per tante imprese che hanno questa tecnologia, ciascuna delle quali produce una quantità Q piccolo star, fino ad arrivare alla quantità Q grande star. Adesso vabbè, il disegno è casuale, qui ci sarà posto per una decina di imprese, no? Q piccolo, Q piccolo, Q piccolo, Q piccolo, fino ad arrivare a Q grande, però il concetto spero sia chiaro. Cosa diversa è se la curva di costi medi dell'impresa è questa, cioè se il punto di minima scala efficiente è questo qua, cioè è dello stesso ordine di grandezza di Q grande. In questo secondo caso invece qui non c'è posto neanche per una seconda impresa, cioè una seconda impresa che dovesse entrare nel mercato farebbe profitti negativi, lavorerebbe al di sopra della curva di domanda, quindi del prezzo. Quindi qui in questo caso è facile che spontaneamente si formi un monopolio. Quindi spontaneamente un monopolio si può formare quando il punto di minima scala efficiente è circa uguale, dello stesso ordine di grandezza, della quantità di equilibrio del mercato. Mentre invece è difficile che si formi un monopolio spontaneamente quando il punto di minima scala efficiente è molto minore del punto costante. Ancora una volta, quando è che succede questo fatto? Dobbiamo ritornare al disegno che abbiamo fatto prima, che dobbiamo purtroppo rifare. AVC. CM. A parità di AVC e CM, che succede se variano i costi fissi? Avremo un primo caso in cui questa è la curva AFC e la curva AC risulta essere questa. Il minimo. Bene, a parità di costi marginali, che succede se aumentano i costi fissi? Ci sarà una nuova curva, per esempio questa, AFC, e ci sarà, questa non si muove, una nuova curva dei costi medi, per esempio questa qui. AC. Cioè il punto di minimo si sposta, non è qua che lo scuso qua ovviamente, deve stare, deve incrociare la curva dei costi marginali, quindi vedete il punto di minimo, questo qui, si sposta verso destra. Prima avevamo, questo era il primo punto di minimo dei costi medi, cioè il punto di minima scala efficiente, adesso questo punto si è spostato qui, minima scala efficiente. Ancora una volta, al crescere dei costi fissi, succede un'altra circostanza, che il punto di minima scala efficiente tende a spostarsi verso destra e quindi ci si avvicina in queste condizioni. Quando è molto spostata verso l'alto questa curva dei costi medi, cioè quando stiamo in monopolio naturale, allora il punto di minima scala efficiente è molto spostato verso destra, cioè in monopolio naturale potrebbero nascere queste condizioni. Quindi in monopolio naturale il mercato naturalmente, scusate il gioco di parole, potrebbe permanere in monopolio, cioè ci sono le ragioni economiche in monopolio naturale affinché il mercato non solo diventi di monopolio ma ci rimanga. Quindi stiamo, quando stiamo in una condizione in cui i costi fissi sono molto elevati rispetto ai costi variabili e anche ai costi marginali, cioè quando stiamo in monopolio naturale, capitano due cose. Uno, il mercato evolve naturalmente verso il monopolio, cioè tende a, uno, stabilirsi e due, a permanere una condizione di monopolio. Due, purtroppo questo monopolio è anche difficile da regolamentare, cioè
lo dobbiamo regolamentare con una situazione di questo genere, con una regolamentazione second best, quindi sicuramente per detto del benessere. Ecco perché i monopoli naturali sono condizioni che sono molto osteggiate da parte degli stati, dei governi, più di tutti gli altri monopoli, perché è difficile che si possa far stabilire la concorrenza, perché siamo in queste condizioni, prima cosa, e seconda cosa, è anche difficile da regolamentare, perché siamo in una situazione di questo genere. Va bene, fermiamoci per un quarto d'ora.